abbiamo visto la volta scorsa le simmetrie assiali, vediamo oggi il secondo tipo di simmetria, che sono le simmetrie centrali. A differenza della simmetria assiale, la simmetria centrale è una trasformazione che prende in considerazione un punto anziché una retta. È definita in questo modo. Viene indicato dal simbolo sigma rispetto con sotto una lettera che sta a indicare un punto, sigma rispetto a do per esempio, dove ho il centro di simmetria. Facciamo finta che sia qua. Se questo è O, punto rispetto al quale applico la simmetria, allora la simmetria centrale rispetto a O manda il punto P in un punto P', in modo tale che, se questo per esempio è il punto P, il segmento PP', cioè questo ha la seguente proprietà: OP è congruente a OP', cioè il punto O è il punto medio di PP', ok? E i tre punti OP e P' appartengono alla stessa retta, cioè sono allineati. Oppure, che dir si voglia, O è punto medio di PP'. Ripeto, la simmetria centrale rispetto al punto O, detto centro di simmetria, quindi sigma O, manda un punto generico del piano P nel suo simmetrico P', e il simmetrico P' lo trovate in questo modo. È il punto rispetto a P, è il punto in modo tale che il segmento PP' ha O come punto medio. Quindi P, O e P' sono allineati e OP è lungo come OP'. Ok? Adesso provo a farlo con GeoGebra se funziona, altre volte mi ha fatto dei brutti scherzi. D'accordo? Sapete che ripeto, ci vedete anche là in fondo? Ripeto. Allora, definizione, la simmetria centrale, centrale significa riferita a un punto, mentre quella assiale fa come riferimento una retta, questa simmetria ha come riferimento un punto che la definisce, che viene chiamato centro di simmetria. La simmetria centrale rispetto al punto O trasforma o manda il punto P nel suo simmetrico P', e P' a partire da P lo trovi in questo modo. O, P e P' sono allineati e OP è lungo come OP'. Oppure puoi dire O è punto medio di PP'. E c'è un unico punto P', tale che OP e P' sono un unico segmento con O punto medio. Ce n'è solo uno. Ok? Proviamo a vedere se così è più chiaro. Eccolo. Se funziona. Prendiamo un punto. Voglio riaprire. Prendiamo un punto nel piano, qui lo chiama A, ma qui non ha importanza, e un altro punto che a cui cambio nome e voglio chiamarlo O, che è il centro di simmetria.
Allora, il simmetrico di A rispetto ad O, simmetria centrale non c'è. Strano. Ecco, no, non me lo fa. Ero convinto che ci fosse, chiedo scusa. No, niente, come non vedi, lo faremo dopo. Prima proprietà fondamentale, questa trasformazione è un'isometria, cioè, data la definizione, ripeto, teorema, se prendo la simmetria rispetto a O, manda A in A' e B in B', cioè ho due punti diversi nel piano e prendo i loro simmetrici rispetto allo stesso punto O, questa è l'ipotesi, la tesi è che AB è congruente ad A'B'. Cioè, detto in parole semplici, la simmetria centrale è un'isometria. Cioè segmenti corrispondenti sono congruenti. Ok? La simmetria centrale è un'isometria. Lì per fare prima ho scritto sigma O piuttosto che simmetria centrale. Insomma, questa trasformazione è un'isometria. Questo si dimostra. Con questa definizione, se prendo due punti diversi, il primo va in A' e il B va in B', che la distanza che c'è tra A e B è la stessa che c'è tra A' e B'. Aspetti, ma quindi noi possiamo applicare anche questo concetto a qualcosa di pratico poi? Come no? Lo faremo ben presto. Quindi, dimostrazione. Supponiamo che questo sia il centro O della nostra simmetria centrale. E prendo due punti A e B. Ora il simmetrico di A rispetto a O è un segmento, è un punto tale che O è il punto medio di A A'. Quindi prendo la retta, o meglio la semiretta che attraversa sia A che O, e prendo su questa semiretta un punto che ha la stessa distanza di A da O. Quindi A' è più o meno in questa posizione. Questo segmento è lungo come questo. AO è congruente a O A'. Inoltre A, O e A' sono allineati. Stessa cosa per B. Prendo la semiretta OB e prendo un segmento che dista da O come B, quindi più o meno qua. Questo è B'. B, O è congruente a O B', per ipotesi. Ok? Questo segmento è lungo come questo. Considero i triangoli AOB e A'OB'. Questi triangoli sono congruenti perché
Per quale ragione questi triangoli sono congruenti? Perché per il primo criterio di congruenza, in quanto hanno due lati congruenti e anche l'angolo tra di essi compreso, in quanto angoli opposti al vertice. I due triangoli, ripeto, sono congruenti. Questo triangolo è congruente a questo. Per quale ragione? Beh, hanno OA congruente a OA primo, OB congruente a OB primo e l'angolo B primo OA primo congruente a BOA, perché opposti al vertice. Primo criterio congruente, i due triangoli sono congruenti. Siccome i due triangoli sono congruenti, ne consegue che anche AB è congruente ad A'B'. E la tesi è dimostrata. Qualunque sia A, qualunque sia B, i loro simmetrici A' e B' tra di loro stanno alla stessa distanza che intercorre tra A e B. Ma qui si può dire di più. Questa isometria ha una proprietà che la simmetria assiale non aveva. Non solo i due segmenti AB e A'B' sono congruenti, ma sono anche paralleli. Per quale ragione? Sempre in conseguenza di questa proprietà, cioè che questo triangolo è congruente a questo, allora anche gli angoli corrispondenti lo sono. Quindi quest'angolo è congruente a questo. Ma questi due angoli sono alterni interni delle rette per A'B' e AB con la trasversale di B'. Quindi le rette per AB e A'B' sono parallele. Quindi non vale solo questa, ma anche AB è parallelo ad A'. Cosa che era falsa per la simmetria assiale. Ripeto, AB, B', A', qui c'è il centro O. Se considerate le rette per A', B' e AB, queste formano quest'angolo e quest'angolo sono congruenti, perché i triangoli a cui appartengono lo sono. Ma se questi due angoli sono congruenti, le rette che li formano, essendo questi due alterni interni, sono parallele. Quindi non solo segmenti simmetrici sono congruenti, ma sono anche paralleli. È tutto chiaro? Sì, però questa dimostrazione. Prego. Io ipotizzo che i punti siano simmetrici. Non è che tu si. Certo, se vale, se costruisci con la ricetta data prima, se con questa procedura, dov'è? Eccolo. Se i punti simmetrici sono costruiti in questo modo. Qui non c'è scritto che i segmenti corrispondenti sono congruenti, c'è da provare. Se prendi, fissi il centro della simmetria e ogni punto ha il suo simmetrico tale che il segmento PP' ha O come punto medio, allora se prendi punti diversi, A e B, e ne fai i simmetrici in questo modo, la distanza AB, la distanza A'B' è la stessa. Non solo, ma i punti, le rette definite da AB e da A'B' sono rette parallele. Ok, bene, ottimo. Ok? Domanda? Quali sono, se ci sono, i punti uniti per simmetria centrale? Ci sono punti uniti?
con B sono uniti anche a prima di B. Sono punti nel piano che vanno, che hanno come simmetrico se stesso. Solo O. L'unico punto unito è il centro della simmetria. Qualunque altro punto non è un punto unito. Perché? Perché se non è O, il segmento di distanza più O non è 0, quindi più O primo non è 0, quindi P di primo non è 0. Quindi il punto non può coincidere con se stesso. L'unico punto unito è il centro di simmetria. Ci sono rette unite? Ci sono rette unite? Cioè rette che per simmetria vanno in se stesse? Quelle passano... No. Cioè quelle passano qui però? Tutte le rette che passano però. Se la retta passa per il centro di simmetria, la sua simmetrica è la retta stessa. Ci sono altre figure unite per simmetria centrale? Ripeto, le rette unite sono tutte quelle che passano per O. Se O appartiene alla retta, allora la simmetria rispetto a O manda R in R. La retta R è simmetrica di se stessa. I piani passano per O. Siamo sempre nei piani. Andiamo fuori del piano. Tutte le rette presenti però sono rette unite, cioè hanno come simmetriche la retta stessa. Non sono fatte di punti uniti, capiamoci. Ma se prendo un punto fuori di O che sta su questa retta, il suo simmetrico sta sulla retta stessa. Quindi se prendo l'insieme dei punti di R, ottengo ancora i punti di R. Altre figure unite per simmetria centrale, ce n'è una molto semplice. Il cerchio e la circonferenza. Il cerchio è figura unita rispetto al centro della circonferenza. Perché? Perché qualunque punto di circonferenza come simmetrico il punto è diametralmente opposto e viceversa. Quindi la circonferenza, la simmetria rispetto a O manda la circonferenza del centro O in se stessa. Ma non è l'unica. Ogni circonferenza è una figura unita. Vado avanti, queste domande? Perché il triangolo non ha un centro di simmetria? Riflettete un attimo, questo qui è chiaro cosa ho detto, cosa ho scritto. La circonferenza di centro O, okay, che è questa, C o no, la circonferenza di centro O è unita rispetto alla simmetria con lo stesso centro, perché ogni punto della circonferenza ha come simmetrico il punto diametralmente opposto. Perché? Faremo la circonferenza più avanti, più in dettaglio, perché il centro è il punto medio di ogni diametro. Cioè perché in un triangolo non tutti i punti sono più distanti dal centro, però sono nel triangolo. Sì e no, sì, ok, c'è, il concetto base c'è. Prendiamo un triangolo anche equilatero, ok? Questo triangolo non ha un centro di simmetria. Perché se anche se prendessi il centro delle altezze, delle mediane, quello che vuoi,
Immaginate di fare simmetrico rispetto di questo segmento. Cosa ottenete? Ottenete un segmento che è disposto in questo modo. Non ottenete più quello di partenza. E ottenete un altro triangolo. Non è una figura unita. Triangoli uniti per simmetria centrale non ce ne sono. C'è un altro. Ci sono i quadrilateri uniti per simmetria centrale, li faremo a breve. Il parallelogramma è una figura unita per simmetria centrale. Prendete per esempio questo segmento AB, e prendete il punto O, ok? A ha come simmetrico A', B ha come simmetrico B'. A' e B'' sono parallele della stessa lunghezza, se congiungo anche gli altri due ottengo un parallelogramma. Il primo quadrilatero notevole che studiamo è il parallelogramma, che è definito come il quadrilatero che ha un centro di simmetria, oppure se volete che è una figura unita di simmetria centrale. Quale centro? L'incrocio delle diagonali. Poi ci sono i casi particolari. Il rettangolo è un caso particolare di parallelogramma. Il quadrato è un caso particolare di parallelogramma. Il rombo è un caso particolare di parallelogramma. Rettangolo, quadrato, rombo e parallelogramma sono tutti quadrilateri con simmetria centrale. Cioè sono figure unite per simmetria centrale. Ok? Altre proprietà della simmetria centrale: conserva l'allineamento tra rette. Una retta è trasformata in una retta, inoltre abbiamo anche visto che la retta e la sua simmetrica sono parallele, conserva gli angoli, poi cos'altro si può dire? L'allineamento, la dimostrazione è identica a quella per la simmetria assiale, anche questa è identica per la simmetria assiale. E poi proprietà particolare della simmetria centrale, in più a parte il parallelismo tra segmenti simmetrici, non mi vengono in mente, vediamo se ho dimenticato qualcosa. Chiaro? Ultimo teorema, ultima proprietà. Ripeto, i parallelogrammi, cioè la simmetria dei parallelogrammi, li faremo più avanti proprio come applicazione della simmetria centrale. Attenzione a questo. Torniamo alla simmetria assiale e prendiamo due rette A e B perpendicolari tra loro. Ok? Questa è A e questa è B. Due assi. Prendiamo un punto nel piano P e prendiamo la simmetria assiale di B rispetto ad A. P
se manda P in P'. P' senti che sia qui, certo. Per simmetria assiale, P' è perpendicolare ad A e M è il punto medio di P'. Ok? Poi prendo P' e applico la simmetria assiale rispetto a B, che va in P secondo, più o meno qui. Tesi, se chiamo O il punto in cui A e B si intersecano, se O è il punto di intersezione tra A e B, allora P e P secondo, P e P secondo sono simmetrici rispetto ad O, cioè la simmetria centrale di centro O manda P in P secondo, cioè la simmetria centrale non è altro che una coppia di simmetrie assiali rispetto ad assi perpendicolari. È quello che sto per fare. La simmetria rispetto ad O posso considerarla come una, si chiama composizione di due isometrie. La simmetria rispetto a B composta la simmetria rispetto a A. Questo tondino non è un per algebrico, è una composizione funzionale. Puoi ripetere quello che ho detto prima, la simmetria... Ripeto tutto. No, solo la frase. La simmetria centrale rispetto a un punto O, posso sempre pensarla come risultato di due simmetrie assiali rispetto a due rette che si intersecano perpendicolari l'una all'altra e hanno O in comune. Quindi è la composizione di due simmetrie assiali aventi assi perpendicolari e intersecandosi in O. Per far questo devo dimostrare che il segmento P secondo ha come punto medio O. È tutto chiaro? Dimostrare che P e P secondo sono simmetrici rispetto ad O significa dimostrare che P, O e P secondo appartengono alla stessa retta e che OP è congruente a OP secondo. Ok? Faccio il disegno nell'altra pagina così è più chiaro, perché non ho più spazio. Questo è A, questo è B, questo è B. B va in P'. Per simmetria assiale, P va in P'. Quindi la simmetria rispetto all'asse A manda P in P'. Ok? O appartiene all'asse A. Questo punto appartiene all'asse A. Quindi OP e OP' tra di loro sono congruenti. Perché? Perché la simmetria assiale è un'isometria e O è simmetrico di se stesso, P di P', quindi questo segmento è lungo come questo. Ok? Questo segmento e il suo simmetrico hanno la stessa lunghezza, perché la simmetria assiale è un'isometria, quindi i segmenti corrispondenti sono congruenti. La stessa cosa vale per P' P'. Quindi O P' è congruente a O P'. Perché anche questi due segmenti sono corrispondenti rispetto alla simmetria rispetto all'asse B. Per la proprietà transitiva della congruenza, OP è lungo come OP secondo. Ok?
Ma questo non è sufficiente rispetto alla lettera B. Prego. P primo e OP secondo sono simmetrici rispetto all'asse B. Sì. Ma congruenti, perché P è simmetrico di P secondo e O è simmetrico di se stesso. Ma sì, non sono anche simmetrici io e O in secondo. Sì, ma rispetto a O, devo dimostrare che sono simmetrici rispetto a O. Per farlo, ripeto, mi serve dire che OP è lungo come OP primo e l'ho appena fatto. Perché sono simmetrici? Per simmetria, per composizione di simmetrie assiali. Sì. Questo è lungo come questo, questo è lungo come questo, quindi questo e questo tra di loro sono lunghi uguali. Quindi OP è lungo come OP secondo. Ma non basta, devo dimostrare che sono allineati. Come si fa a farlo? Non è molto difficile. Guardate gli angoli. Questo angolo è congruente a questo, perché sono simmetrici rispetto all'asse A. Questo angolo è congruente a questo, perché sono simmetrici rispetto all'asse B. Ma questo angolo è retto. Se questo angolo è retto, ho l'angolo POP' è il doppio di POM, e l'angolo P secondo o P primo è il doppio di P primo o N. Ma questi due sommati tra di loro fanno un angolo retto, perché i due assi sono perpendicolari. Ma anche questa parte di questa parte è un angolo retto, perché questi due sono congruenti. Quindi tutto l'angolo POP secondo è l'angolo piatto. Allora, ripeto, faccio un'altra figura. POP secondo, l'angolo POP secondo lo prendo come, allora guarda, questo lo chiamiamo alfa e questo beta. Questi due sono congruenti, questi anche, ok? Quindi questo è 2 volte alfa più 2 volte beta, cioè 2 volte alfa più beta, ma questo è 90 gradi, perché alfa più beta è un angolo retto. 2 volte 190 quanto fa? 180. Quindi P, O e P secondo sono allineati. Perché solo l'angolo piatto è formato da assi di retto opposti. Quindi certo. E quindi P e P secondo sono simmetrici rispetto a O, perché sono formati da due segmenti della stessa lunghezza e allineati. Ma la dimostrazione di prima non basta? Non è sufficiente che i due segmenti siano congruenti, perché potrebbe essere, se qui c'è O, questo e se questo sono la stessa lunghezza, ma questo punto e questo punto non sono simmetrici rispetto a O. Perché se sono simmetrici O deve essere il punto medio, ma se qui c'è P e qui c'è P secondo, O non è il punto medio di P secondo. Fatemi cancellare questo, se no è fuorviante. Fine. Quindi in realtà la seconda isometria non è altro che la prima applicata due volte. È come avere due specchi, uno piano e uno verticale. Grazie per l'attenzione, non perdete i prossimi episodi.
Grazie.